cervello che pilota, un netto di pancetta che non nuota, i cavatappi alati fanno un mondo spadaccino, l'accappatoio del tuo motorino, accuserei di Spagna d'essere senza ziguli, il parafango fa chicchirichì, ma che cazzo sbatti. Bene ragazzi, qui blog, bentornati con questa piccola canzone di introduzione. Oggi vi devo parlare un po' di cose, anche in occasione del CES. Allora, mi scuso per quanto riguarda delle informazioni che sono girate errate, quindi su Twitter io ho detto che oggi alle 4:30 ci sarebbe stato lo streaming della Microsoft, ma la presentazione Microsoft è stata spostata domani alle 3:30, per orario italiano, io ho detto 4:30 perché avevo sbagliato, in quanto orario... so che comunque orario convertito è alle 3:30, quindi mi scuso. Allora, per quanto riguarda già prodotti già presentati al CES e anche novità, vi parlerò. Allora, vi parlo innanzitutto di Angry Birds. Penso che ormai molti di voi la conoscano. Applicazione... Scusate un attimo. È stata rilasciata adesso, presentato al CES, scusate, la regia Optimus Black, uno smartphone Android più sottile al mondo e che ruba il primato all'iPhone 4. Bene, ragazzi. Speriamo di averne presto, di aver preso nuove novità. Sempre collegamento in diretta con l'espazio, che sembra mi sono inviato a Jess, no vabbè, sto scherzando, però sì, è tipo come se si fosse inviato il blog. Comunque oggi era domani, ragazzi, non so se riesco a fare uno streaming, ragazzi, sarebbe bello. Se guardate che riflesso che fa l'iPod. Eccoci tornati, giusto al tempo per aggiornarsi sulle ultime novità del CES, perché guardate, news aperte qua, e adesso voi non vedete, aspettate, e non so se vede, e qua, so, penso che vediate, quindi news aggiornate in tempo reale per potervi dire tutte le ultime novità, direttamente da iSpazio, ragazzi, il mio fornitore di fiducia di news per quanto riguarda le news in tempo reale dal CES. Allora, partiamo per gradi, partiamo dalla ultima. L'ultima riguarda Microsoft, quindi partiamo in ordine e poi andiamo a scalare. Allora, l'ultima riguarda Microsoft, che dopo il successo di Windows 7 sui tablet PC ha deciso, sembra che abbia deciso di proprio lanciare e presentare proprio al CES un nuovo Windows proprio per tablet PC, in modo che supporti anche la modalità APR, scusate, l'architettura APR. Quindi Microsoft vuole presentare questo nuovo sistema proprio per tappare le falle. Però questi sono ancora soli rumors di Microsoft, di quando la sua presentazione ufficiale non è ancora avvenuta. Poi, dopo questo, dicevo prima, vi stavo dicendo l'LG Optimus Black. È un nuovo dispositivo di casa LG che sembra che stia rubando il primato all'iPhone 4. È dotato di Android ed è il dispositivo più sottile al mondo. Ed è dotato di un display da 4 pollici che ed è incredibilmente brillante ed è caratterizzato sullo spessore di soli 9,2, ne dico solo 9,2 mm, cioè pochissimo, che ne fa il più sottile infatti smartphone al mondo. E quindi, calcolando bene, l'iPhone 4 è spesso 9,3 mm, quindi sembra che il primato all'Apple è stato, tra virgolette, rubato. E sfrutta una forza di display, un tipo di display molto molto nuovo che si chiama Display Nova, appunto, che ha una luminosità pari a 700 nit e quindi si afferma anche con lo schermo qui luminoso. Quindi ragazzi, Apple è stato strappato il suo primato, vediamo come reagirà in futuro l'Apple. Per quanto riguarda le LG Optimus Black, vanta anche del primo Wi-Fi Direct 2 al mondo, per un trasferimento dati rapido, dispone anche di una fotocamera frontale da 9 megapixel e monterà Android 2.2, poi aggiornabile al 2.3. Quindi ci aspettiamo un telefono all'uscita molto performante che sembra andrà a ruba, in quanto batte il primato di iPhone 4 affiancato da iOS. Quindi ragazzi, ci aspettiamo molto da questo telefono, anche perché non iPhone finalmente, dico, perché è un po' che ditte non si facevano sentire, cioè il primato di iPhone, bene, ma le ditte devono combattere per superare questo primato. Ok, e tornando qui tra noi, passiamo a un'altra news. Angry Birds,
dicevo, come dicevo prima, la miticissima, che dico miticissima, applicazione per... Questa è una news che non c'entra niente col CES, eh. Miticissima applicazione, vediamo se la trovo. Eccola qua. Questa, non so se si vede, questa... Oh, oh. Che cavolo è finita? Questa qui, vedete ragazzi? Questa qui. Se voi vedete, la vedrete specchiata. Poi, che adesso mi è rasciata. Ah no, eccola. Questa qui. No thanks. Vedete? Questa applicazione qui. Ok. Finalmente è stata... No, cioè finalmente... La ditta ha fatto una scelta di rilasciarla anche per PC. Ed è scaricabile tramite l'Intel App. Il URL per il download lo trovate su Twitter, su twitter.com/WinBlockItalia. Ok, scorrendo un'altra news fresca fresca del CES, riguarda Navtech e NNG, che presentano la prima applicazione di navigazione basata su Navtech, Natural Guidance. Precisamente sai che non vi saprei dire cosa sia, ma comunque Navtech, che è il leader mondiale di mappe, di dati traffico, comunque localizzazione per navigazione stradale, per servizi comunque pubblici mobili, presentano iGo My Way, un'applicazione beta di Natural Guidance. Si dice Natural Guidance, scusate ragazze, lanciata da NNG, detta anche Nav and Go. L'applicazione Go My Way utilizza i contenuti di Navtech Natural Guidance per generare indicazioni di guida, come farebbe un amico al posto dei messaggi asettici dei tipici navigatori. Quindi queste sono le novità. Scusate ragazzi, non sono proprio partissimo, perché è una cosa molto molto grande questo Winblock, ragazzi, non è che era. Sono veramente tanto attrezzato, questo ve lo devo dire purtroppo. Altra novità riguarda un altro smartphone, devo dire, dall'aspetto grafico, comunque l'estetica veramente veramente buono, è il Sony Ericsson Xperia Arc, il nuovo smartphone presentato sempre al CES 2011, a quanto qui si dice. E il terminale quindi sarà Xperia Arc, il dispositivo dovrebbe chiamarsi così per via del posteriore concavo. Quindi ragazzi, facciamo l'esempio, questo è l'iPod, vedete? Questo è dritto, l'altro qui sarà curvo, non sarà dritto. Bene ragazzi, quindi questa è la particolarità, monterà un processore da 1 GHz single core, non dual core a quanto pare, da 1 GHz Qualcomm, e uno schermo da 4,2 pollici di display con risoluzione 854x480 con Android 2.3 Gingerbread, con fotocamera Sony da 8 megapixel retroilluminati e la posizione PD in HD e solo 8,7 mm di spessore nel punto più sottile. Quindi ragazzi, queste sono le news veramente belle che sto venendo dal CES 2011. Ragazzi, un video di questo telefono l'ho messo su Twitter, okay, ragazzi, quindi questa è una delle grandi novità che ho trovato nel CES. Altra grande novità riguarda LG, che ha trovato un metodo per il 3D senza occhiali per dispositivi mobili. Tutto questo si basa utilizzando un nuovo schermo 3D da 4,3 pollici, sarebbe un touchscreen WVGA con una risoluzione 480x800 pixel. Quindi le immagini 3D, cioè, su questo schermo sono veramente, veramente performanti. Ancora non si sa molto, l'unica cosa che si sa è che questo schermo quindi non prevede l'utilizzo di occhiali per quanto riguarda il 3D. Ok ragazzi, vi saluto, però sì che vedrete altri aggiornamenti.